sono le vittime della bassa crescita italiana e dell'eccesso di peso dello Stato nell'economia reale? Lo sappiamo purtroppo, sono i giovani e le donne che hanno il più basso tasso di partecipazione al mercato del lavoro rispetto a solo alla media, ma quasi tutti i paesi avanzati, tranne la Grecia e il Portogallo. Poi veniamo noi. Ed è su queste fasce, sui giovani e sulle donne soprattutto, oltre che sui disoccupati poi più anziani, che va riconcentrato, ridisegnato, va messa una priorità su come funziona lo Stato, a loro favore, perché li abbiamo privati di reddito e quindi i consumi interni vanno giù, ma li abbiamo privati della fiducia, della speranza, della capacità di mettere insieme una famiglia, di avere un tetto sulla casa, di andare in banca e avere un euro perché la banca ti chiede garanzie reali e tu non hai. Allora, sui giovani e sulle donne, guardatevi in giro in campagna elettorale e vedete se qualcuno avanza proposte per loro innanzitutto. Noi lo facciamo. Noi abbiamo l'idea che si debba, a parità di lavoro offerto, a parità di reddito realizzato, diminuire la pressione fiscale sui giovani e sulle donne e i contributi sui giovani e sulle donne prima che per altri. Poi glieli alziamo nella vita, non è che dovranno per sempre pagare di meno. Ma così facendo noi otterremo un duplice obiettivo. Le imprese saranno incentivate a dare lavoro a coloro ai quali oggi non li danno, cioè i giovani e le donne, e nelle loro tasche entrerà più reddito disponibile che oggi non hanno. Vedete, qui non si tratta semplicemente di rimettere in moto l'economia, di creare più posti di lavoro, si tratta di ricreare un'atmosfera generale di fiducia, di speranza, per le quali milioni di italiani oggi esclusi si sentano di nuovo in grado di credere che valga la pena stare, crescere e fare figli in questo paese.